Salve a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo della trilogia di New York di Paul Auster, composta da Città di vetro, fantasmi e la stanza chiusa, pubblicati tra il 1985 e il 1987, e la copertina è meno bianca di quanto sembri. Vorrei fare una recensione breve e concisa perché questo libro secondo me va esplorato con meno informazioni possibili. Io sono ancora un po' in uno stato confusionario, sul senso positivo e più profondo di quanto non sembri. Vediamo un po', analizziamo questi tre racconti. Allora, prima di tutto, come si è capito, lo sfondo comune dei tre racconti è New York, quindi ci troviamo a New York in tutti e tre i racconti e vediamo tre protagonisti che in un modo o in un altro, per un motivo o per l'altro, si ritrovano a fare i detective. In realtà non sono studiati, se vogliamo dire così, per fare i detective, però comunque ci si ritrovano. Penso di aver capito, almeno in senso molto personale, il messaggio che l'autore ci vuole mandare, perché questi tre protagonisti, pseudo detective, sono alla ricerca di qualcuno o di qualcosa, ma che in realtà non trovano all'esterno perché avrebbero dovuto fare una ricerca più interiore e profonda della propria identità. Quindi, secondo me, l'autore ci vuole dire: ok, ti sto raccontando di Tizio, Caio e Sempronio che fanno determinate scelte, che cercano Tizio, Caio o questo o quell'altro, ma sappi che molte cose le troverai dentro te stesso. Quindi, se facciamo un'analisi approfondita di noi stessi, ci facciamo un po' un'analisi di coscienza, no? Se così si dice, troveremo più risposte da noi stessi che dagli altri o dall'esterno, che sia derivato dalla scrittura di Paul Auster piuttosto velata, no? Oppure proprio dall'intenzione dell'autore che ci vuole dare, no? Proprio questa, il senso, questo è il senso che ci vuole mandare, forse, non lo so, ma è una confusione super positiva, super complessa, che va analizzata più profondamente di così. Ecco, io vorrei che voi leggiate un po' l'oscuro, quello di New York, perché è un viaggio che dovrete fare soprattutto dentro voi stessi, voi con Paul Auster, voi con Trilogia di New York, perché è molto personale, cioè io l'ho visto come un viaggio molto molto personale. Sicuramente c'è molto altro che io non ho inteso, perché davvero ci vuole molta concentrazione, molta attenzione nel leggere questo libro e collegare tutto, perché è vero che questi tre racconti sembrano sconclusionati, sembrano scollegati l'uno dall'altro, però man mano che noi leggiamo questo libro, man mano che ci addentriamo più nella storia, vediamo che in realtà è molto più di questo, molto collegato tra di loro, i personaggi, molti oggetti, anche in particolare ce n'è uno, non solo appunto la location di New York, non solo questa ricerca di qualcosa, di qualcuno che in realtà non è andata a buon fine, ecco. Sicuramente più di questo. In Città di Vetro c'è questo scrittore di gialli che viene ingaggiato per pedinare un signore per proteggere il figlio di questo fantomatico Peter Stillman. È arrivato alla fine del suo pedinamento che alla fine si è ritrovato con le mani in mano, ecco, o almeno sembra così. Mentre in Fantasmi la cosa è un po' più complessa perché ci ritroviamo in un circolo vizioso in Fantasmi, il secondo racconto, perché vediamo questo signore che deve osservare, pedinare un altro tizio, chiamati con dei colori in inglese. Per conto del signor White, il signor Blue deve appunto spiare il signor, non mi ricordo che colore, però alla fine anche lui si è reso conto che alla fine
era lui quello spiato. E quindi cosa anche lui, cosa ci ha risolto a pedinare quest'altro signore e a informare il signor White di questi pedinamenti? Ecco, poi anche in questo caso dovete scoprirlo voi naturalmente, perché e per come. Nell'ultimo invece, che è anche il mio preferito, La stanza chiusa, la cosa si fa un po' più inquietante secondo me, perché vediamo prima di tutto due amici per la vita che poi naturalmente, diciamo, le cose dovevano andare così, si sono separati quando avevano finito il college, mi sembra, e poi la moglie di uno dei due contatta l'amico del marito e dice: "Guarda, è scomparso e gli ha lasciato degli incarichi." E lui va, prende e si mette alla ricerca di questo fantomatico amico che non si sa perché e per come. Sono successe poi diverse altre dinamiche alla ricerca di questo amico. E sono rimasta un po' così perché è davvero un po' inquietante. La stanza chiusa è il mio preferito perché ci sono talmente tante cose intriganti e non so, tutto un giro di cose che. Wow, cioè, tipo, La stanza chiusa è come un po' un epilogo, no? Di tutti e tre i racconti, quindi noi alla fine vediamo tutti i collegamenti che dovevano esserci tra i tre romanzi e tre racconti, anzi, quindi vediamo chiudersi la trilogia di New York, tutto un circolo vizioso in realtà. Bene, allora, io ho detto tutto quello che potevo dire, non vorrei sviscerare troppo. Trilogia di New York, sapete che per me è stato un libro profondo, è stato un libro che fa riflettere molto anche dopo. Io l'ho finito ieri sera, nel momento in cui sto registrando questo video, e non so se appunto parlare di qualcos'altro e fare un video di 20 minuti oppure finirla qui. Forse per il mio intento iniziale, magari chiudo qui. È una scrittura, quella di Poroster, come dicevo all'inizio, molto velata, perché non arriva dritto al punto. Vuole che il lettore ci arrivi, no? Con la propria esperienza personale, con le proprie emozioni, perché suscita diverse emozioni, anche contrastanti, la sua scrittura e queste storie. Spero vi possa piacere. Se avete letto questo libro, fatemelo sapere giù nei commenti. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere. Apriamo un dibattito pacifico. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti. Ciao!